Benvenuti, Selamai, mi chiamo Ami e sono nato a Trani. Moltissimi anni fa i miei genitori hanno attraversato il Mediterraneo per venire a lavorare qui. Il Mediterraneo è culla di antichissime civiltà. Per i greci era mare in mezzo alle terre, per i romani mare nostrum, per gli arabi mare bianco, al Bahar al-Abid. La nostra storia si svolge a Trani, città del Mediterraneo. Forse risale all'epoca romana, il villaggio ritrovato vicino al Frumicellus scorreva in una lama e sfociava nell'insenatura naturale del porto. Nel IX secolo la nostra città è sede vescovile e ottiene diversi privilegi in quanto ponte marittimo tra Occidente e Oriente. Il porto è un punto di riferimento per mercanti e pellegrini. Dalla chiesa di Ognissanti, fatta costruire dei templari nel XII secolo, partono i templari per le crociate in Terra Santa. Gente deliga facce de mandila, vuoi che tu lo assu preferisci la, figge de famiglia o du de bon, che tipo a mia le senza algum dum. E andare, e andare, e andare. I prodotti che venivano commerciati nei porti del Mediterraneo erano olio, moscato e la pietra bianca, con la quale è stata eretta la nostra stupenda cattedrale. Ancora oggi la città di Trani è vivace per il suo commercio e per il suo turismo. E a ste passe de cose che dai, cose da bei, cose da mangia, frittia de pigne, giancu de portofin, cervele de pe, tu mangimo vin, lasagne da figlia ai quattro tu. Facivo i negro dulce delle vre da cupi. E andare, e andare, e andare. E andare, e andare, e andare. Encha a barca do vinho e naveguemo um xiscante. Emigrante do rio, muito antiente. La città inoltre accoglie abili mercanti ebrei provenienti dalla Spagna. Lo si capisce dallo stesso quartiere della Giudecca, nel borgo medievale, forse uno dei più importanti dell'Italia meridionale, con la presenza di quattro sinagoghe. Nelle città vivevano i mercanti di Ravello, Amalfi, Venezia e Firenze, che intrattenevano rapporti commerciali anche con l'Oriente. Ne sono testimonianza gli uffici di cambio valuta ancora presenti con le loro insegne. Anche Giovanni Boccaccio, nella sua opera maggiore, Il Decameron, racconta di Trani nella novella di Randolfo Ruffolo, Mercante di Ravello. Montato su una barca, sbarcò a Brindisi e da qui, costeggiando, arrivò sino a Trani, dove trovò alcuni suoi concittadini, mercanti di stoffe, che, per carità di Dio, lo rivestirono. In questo periodo così ricco di fermenti sociali e culturali, a Trani vennero stilati gli statuti marittimi. Ordinamenta et consuetudo maris
è il più antico codice marittimo del Medioevo, edito nel 1063 in 32 capitoli per i Consules Civitatis Trani. Può essere considerato un moderno codice di diritto del lavoro. Incontreremo adesso tre personaggi fondamentali per la nostra storia. I consoli del mare, i messeri Simone De Brado e Angelo De Bramo e il conte Nicola De Rogero. Vediamo cosa hanno da raccontarci. In anno Domini 1063, noi, consoli del mare, andiamo a redare gli ordinamenta et consuetudo maris. Però scriviamoli in volgare, non in latino, così possono capirli in molti. Certo, devono trattare dell'attività e degli scambi della marineria tranese con gli altri porti del Mediterraneo. Non solo, inseriamoci le regole tra lavoratori e padroni, i compensi per i marinai, gli interessi dei proprietari delle barche. Messeri, siamo d'accordo. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativa... Articolo decimo. Propongo e definisco i predetti consoli del mare. Anche se un marinaio si partisse con la nave dalla sua terra e si ammalasse, esso deve avere tutta la sua parte. Tu non avrai lo stipendio, sei sempre stata in coperta a vomitare. È colpa mia sul mal di mare, tu dammi quello che mi devi dare o io vado al sindacato. Articolo undicesimo. E per queste tre cose un marinaio ha cagione legittima di partirsi e deve essere licenziato senza altro interesse. Caro, andare in pellegrinaggio a Roma, addio, arrivederci. Capo, ho tanti peccati da espiare e devo recarmi in pellegrinaggio a Santiago di Compostela. Dammi ciò che mi spetta e buona fortuna. Padrone, parte una nave per Gerusalemme, l'hanno appena liberato. L'ho promesso a mia moglie questo viaggio, addio. Accidenti agli ordinamenti, adesso mi tocca navigare e anche remare da solo. Articolo 28. Propongono, dicono e definiscono gli detti consoli del mare che nessuno padrone non possa abbattere nessun marinaio. Messere, mi tolga le mani di dosso, chiamo le guardie! Libertà! 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 Detto patrone, se bisognasse, possa gettare fuori con le sue mani la detta mercanzia, et nessuna ragione li possa contra, perché lo fa per scampo della persona e della nave e delle altre mercanzie. Genova, ultimo saluto alle vittime del porto. Napolitano piange per i morti di Genova. Bagnasco, mai più un altro giorno nero. Non si deve più morire di lavoro! Il codice tranese viene ritrovato insieme agli statuti di fermo dal professore Jean-Marie Pardusson, docente di diritti commerciali a Parigi sotto Napoleone I, e viene pubblicato nel 1839 nella capitale francese. Intervistiamo oggi, per Telemare, il professore Franco Cardini, storico e grande studioso del Mediterraneo. Professor Cardini, in quale contesto vede la luce degli statuti marittimi d'Italia? Tra l'11 e il 12 secolo, Trani riveste un'importanza culturale e portuale di un certo rilievo, nel momento in cui si crea un tentativo di dialogo tra le due sponde dell'Adriatico. Come andò a finire? Questo fermento di scambi avrebbe potuto fare da preludio a un asse italo-balcanico che verrà attaccato dagli svevi, dagli angioini e dagli aragonesi, ma soprattutto dal nostro potere di Venezia, che voleva fare dell'intero Adriatico un golfo veneziano. In che senso? Venezia è stata spietata e non ha permesso che nell'Adriatico potessero sorgere delle potenze navali tali da farne opera. Che importanza questa?
avuto un paese. Rappresenta una testimonianza di un equilibrio nell'Adriatico che sarebbe potuto essere diverso. Grazie, Lucio Cardini. Una notizia dagli Stati Uniti d'America sul Titanic, affondato in acque internazionali nel 1912. Oggi, 24 marzo 1999, c'è stata la sentenza numero 98 della Quarta Corte d'Appello delle Virgine Orientali. I diritti di recupero dei beni rinvenuti sul relitto spettano a coloro che li hanno ritrovati. Tale sentenza si rifà agli ordinamenti et consuetudo maris della città di Trani, Italia, redatti nel lontano 1063. Cacciatore di quaglie di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Come profondo il mare, come profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, resuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare, solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso, fu scaraventato in un palazzo. Forse non ricordo bene, poi una storia di capelli. Sì, sì, la nave vennero, vita nave. Sempre fritto, sempre fritto. Che pensate di... Questo sono tutto della Pavia. Ancora da in mezzo, promessa. Sono vinto domanda. A me, vedi. Professore, hai fatto il capito in pienga, a me, vedi. Passo! Dietro stanno qualche fra tanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrare cattivo e cominciarono a pensare nel loro grande. Come profondo il mare, nel loro grande mare, come profondo il mare. È chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, è come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge.